Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. A Pescara ha aperto oggi al Palafiere di Via Tirino il centro per le vaccinazioni di massa. Oggi già le prime 300 inoculazioni. Il servizio è di Paolo Renzetti. Il Palafiere di Via Tirino a Pescara da oggi ospita il centro vaccinale, una grande struttura per rendere ancora più confortevole la vaccinazione delle persone e dei cittadini di Pescara, assessore. Eh sì, è stata studiata proprio per rendere confortevole ed diciamo, accogliente l'attività della vaccinale, che comunque crea anche qualche apprensione nei confronti di chi la subisce, ma nello stesso tempo vogliamo dare un'accelerazione molto forte all'attività vaccinale che c'è stata finora, perché il Comune di Pescara ha investito in questa struttura e nelle attività che si svolgeranno in quella struttura, che ovviamente rappresenta un'attività sanitaria, quindi svolta dall'ASL, ma il nostro compito è velocizzare al massimo questa attività affinché si raggiunga l'immunità di gregge a Pescara il prima possibile, perché attraverso la vaccinazione si riprenderà quella che è la normalità o post-normalità, che ovviamente dopo questa pandemia. Da qui ripartiranno ovviamente le relazioni, le attività commerciali, le attività sociali e familiari con scuole e tutto ciò che ruota intorno all'uomo, e il Comune di Pescara non può rimanere fermo, e non, come non è rimasto fermo, se investendo in questa attività vitale per la città e ovviamente non solo per la città. Una grande struttura come questa di Via Tirino può ospitare centinaia di persone al giorno per effettuare queste vaccinazioni. Sì, sono 12 le postazioni, 15 ogni ora stimate dall'ASL, moltiplicate per 12 per 10 ore, ad esempio, in una giornata media, riusciamo a fare diciamo 1.800 vaccini, però ovviamente con la velocizzazione, quelli che sono i sincronismi, possono aumentare, aumentando anche le ore, ovviamente anche si può pensare anche di farle di notte, come molti medici danno la loro disponibilità di farla di notte, arrivare anche a 2.500 vaccini o 3.000 addirittura. Ovviamente noi vogliamo farlo in breve tempo, e quindi metteremo in campo tutto ciò che necessita per raggiungere questa immunizzazione della nostra città il prima possibile. Assessore, vogliamo anche precisare che per qualche giorno sarà ancora operativo anche l'altro centro vaccinale del Palabecci. Sì, c'è un doppio binario per qualche giorno, perché ovviamente ci sono prenotazioni già effettuate, soprattutto quelle del richiamo delle persone che sono state già, diciamo, alle quali è stato già somministrato la prima dose. E successivamente a questo doppio binario, che durerà alcuni giorni, già da aprile si concentrerà tutto lo sforzo della ASL direttamente qui al Palafiere, di modo che ovviamente riusciamo a mettere il turbo famoso che serve per arrivare al traguardo dell'immunizzazione. Sono stati presentati questa mattina i lavori di recupero del pontile di Rosseto degli Abruzzi. L'opera vale 1 milione di euro e dovrebbe essere completata entro 6 mesi. E questo è il cronoprogramma annunciato dal sindaco di Girolamo, che ha tutte le intenzioni di candidarsi nuovamente alla guida del comune del Teramano. Infatti ad autunno ci saranno le amministrative. Vediamo il servizio. I pontili non sono opere qualsiasi che mettono insieme progettisti, imprese, il sindaco che inaugura. Sono opere che raccontano il mito dell'estate, il mito del mare, il mito della bellezza, della gioia di cui abbiamo bisogno in questa stagione di pandemia. Io questo pontile lo vorrei dedicare proprio al ritorno della normalità. 1 milione di euro è il valore economico dei lavori per il recupero del pontile di Rosseto degli Abruzzi. La copertura finanziaria era stata individuata dalla precedente giunta regionale, quella guida d'Alfonso. E questo è un finanziamento che costa zero al popolo abruzzese. Vale la cifra che il sindaco ha potuto impegnare perché abbiamo pescato nei fondi del CIPE. Facemmo in quella stessa occasione il finanziamento del pontile di Roseto e del pontile di Francavilla al Mare. Condizioni meteo permettendo, il sindaco di Gerolamo è fiducioso di completare i lavori entro 6 mesi. È un'opera che rilancerà Roseto, ha dichiarato il primo cittadino. I turisti torneranno copiosi, secondo me, anche la prossima estate. Non troveranno la possibilità di passeggiare sul nostro pontile perché sarà temporaneamente bloccato, ma intanto vedranno un segno tangibile di fiducia nel futuro. Io sono convinto che a livello simbolico quest'opera ha una grande importanza, oltre che a livello economico.
La presenza di D'Alfonso a Roseto ha una duplice valenza. Qui infatti, dopo lo slittamento a causa Covid, in autunno ci saranno le elezioni amministrative e in ballo c'è il secondo mandato del sindaco di Girolamo. Il senatore su questo non si è sbilanciato, ma ha mandato un chiaro messaggio ai possibili rivali in seno al PD di Roseto. Non è tempo di farsi dispetti, ha detto D'Alfonso. Io mi auguro che Roseto, che ha un ruolo traino nella provincia di Teramo in Abruzzo, non debba, diciamo, essere segnata da quel gioco tutto retroverso che è la dispettosità. Ci conferma che sarà lei il candidato del centrosinistra? Guardi, la politica è quanto mai, come dire, fluida, il quadro politico è quanto mai in evoluzione, la mia ricandidatura è sul tavolo, finora non è messa in discussione dal mio partito, ma ripeto, poi di qui a settembre, di qui ad agosto in politica tutto può accadere, vedete quanto è fluido il quadro politico in questa fase. Io vorrei completare un lavoro, spero che ci siano le condizioni naturalmente. L'emergenza a Pescara è quella che riguarda la sicurezza, ne è convinto il vicepresidente del Consiglio regionale ed esponente del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che chiede maggiori controlli. Consigliere Pettinari, nelle ultime settimane a Pescara ci sono stati furti, spaccate, tanto in centro quanto in periferia, e lei parla di una città in stato di abbandono, partendo dal centro ed arrivando poi ai quartieri periferici. Perché queste considerazioni così forti? Sì, Pescara non è una città sicura. Io voglio partire e raccogliere il grido d'allarme dei tanti commercianti e cittadini che non ce la fanno più, soprattutto del centro, le zone centrali e non solo, partendo appunto dai furti e dalle spaccate delle ultime settimane. Non è una città sicura, non si può vivere in maniera tranquilla e sicura. Non solo, un focus lo voglio riaccendere sulle problematiche di Piazza Santa Caterina, Piazza Primo Maggio, area di risulta dove ogni giorno stazionano balordi, bivacchi, ma non solo, spaccio di droga continuo nelle aree centralissime della città tutte le ore del giorno e della notte. Ma non, nello specifico nell'area di risulta ci sono decine e decine di persone che importunano, esercitano anche violenza nei confronti dei cittadini che vanno a parcheggiare la macchina chiedendo soldi, spacciano droga e ricordiamolo, lì si sono consumate reati gravissimi quali stupri, violenze sessuali. Non dobbiamo dimenticarlo, io lì ho già la mia soluzione in tasca. Ci sono vigili all'interno dei container, ebbene che li facessero rimanere all'interno, ma voglio vedere vigili, polizia municipale, a pattugliare, a fare ronde nell'area di risulta per garantire la sicurezza. Questa è la prima soluzione per l'area di risulta. Per quanto riguarda Piazza Santa Caterina, le zone limitrofe hanno messo un vigile fisso, un'agenda polizia municipale, va bene, devono incrementarlo, ne servono altri per coprire tutta la zona, già si potrebbe risolvere il problema. Nelle periferie tornano prepotentemente le occupazioni abusive delle case popolari, Rancitelli, Fontanelle, Via Rigopiano, San Giuseppe, Zanni, Gesca, l'hanno tutti lo stesso problema. Concludo con un appello forte al prefetto dicendo che almeno nel Ferro di Cavallo, in via Caduti per Servizio, servono unità fisse di polizia H24, perché sono le zone più problematiche, le zone più calde e spesso sentiamo i cosiddetti fuochi d'artificio. Chiediamoci a cosa servono e cosa significano i fuochi d'artificio frequenti nella città di Pescara. Rimaniamo a Pescara perché da fine giugno c'è l'avvio del cantiere per l'abbattimento delle palazzine di via Lago di Borgiano, sgomberate quasi 4 anni fa e rimaste disabitate da allora. Poi toccherà anche al Ferro di Cavallo, vediamo. È notizia proprio di qualche ora fa che a fine giugno partiranno i lavori per la demolizione, per l'abbattimento delle palazzine di via Lago di Borgiano. Sindaco, parte la riqualificazione del quartiere Rancitelli a Pescara. Sì, noi in quel quartiere stiamo investendo molto, nel senso che puntiamo all'abbattimento di diverse strutture che oggi costituiscono dei detrattori ambientali. Abbiamo ieri fatto una riunione con l'ATER e con la Regione, c'era il Presidente del Consiglio regionale Sospiri, c'erano i dirigenti dell'ATER, il Presidente dell'ATER e in più i dirigenti e gli assessori del Comune di Pescara, proprio per pianificare
l'abbattimento delle palazzine di Via Lago di Borgiano. L'ATER ci ha assicurato che le procedure termineranno entro giugno e subito dopo si potrà procedere all'abbattimento di quei 3 corpi di fabbrica che oramai da diversi anni sono abbandonati al degrado e che costituiranno il primo tassello della rinascita di quella zona, perché lì dopo l'abbattimento non ricostruiremo ma puntiamo a realizzare piazze, giardini, impianti sportivi, e dopo l'abbattimento dei palazzi di Via Lago di Borgiano proseguiremo, e quello sarà veramente il punto di svolta totale, con l'abbattimento del ferro di cavallo. E poi stiamo aspettando anche, e anche ieri abbiamo sentito i proprietari dell'area dove sorgono le palazzine, i ruderi dei palazzi Clerico, e anche su questo stiamo andando avanti, e tra breve anche lì ci sarà la trasformazione totale dell'area. Insomma, ci sono interventi importanti, definitivi, non ci occupiamo soltanto delle problematiche legate al Covid, ma stiamo proseguendo con tutte le attività comunali, non ci siamo mai fermati perché vogliamo dare veramente risposte concrete ai cittadini di Pescara, risposte che aspettano da tanti anni, che sono state inevase e che finalmente quest'anno vedranno la loro conclusione. Giusto anche precisare, Sindaco, che nessuno poi resterà senza casa, chi avrà diritto avrà un nuovo alloggio. Ma questo è scontato, prima di abbattere si farà in modo che le persone che occupano quegli alloggi ne avranno altri migliori sicuramente, perché al ferro di cavallo c'è una condizione di degrado generale insopportabile, e poi al posto del ferro di cavallo sorgerà un'edilizia nuova che sarà all'avanguardia, perché noi puntiamo anche a fare progetti innovativi che si inseriscono perfettamente nella nuova condizione di abitazione post-Covid, perché abbiamo bisogno di spazi ampi, di balconi, di giardini, non si può vivere più in case che sono dei loculi senza neanche degli spazi esterni. E ora una notizia di viabilità: la concessionaria Strada dei Parchi comunica che per lavori di manutenzione dalle ore 22 dei giorni 29 e 30 marzo alle ore 6 dei giorni successivi sarà disposta la chiusura della tratta autostradale tra L'Aquila Ovest e Torni in Parte in entrambe le direzioni di marcia. Conseguentemente, per i veicoli provenienti da Roma A25 diretti verso L'Aquila Teramo sarà disposta un'uscita obbligatoria presso lo svincolo di Torni in Parte, mentre per i veicoli provenienti da Teramo e diretti verso A25 Roma sarà disposta un'uscita obbligatoria presso lo svincolo L'Aquila Ovest. Per entrambe le percorrenze si consiglia di utilizzare la strada provinciale 1 a Miternina per Villa Grande e la strada statale 17 da e per L'Aquila. È ufficialmente partita l'avventura dell'associazione Siamo Penne, presentata questa mattina e già al lavoro, con l'obiettivo di ridare lustro all'area vestina e alle sue eccellenze. Ce ne parla Stefano Recanati. Presentata alla stampa la nuova associazione Siamo Penne. L'associazione è composta da un ampio gruppo eterogeneo di persone che hanno a cuore le sorti di penne dell'area vestina. 7 finora i tavoli di lavoro messi in piedi, che vanno dalla sanità al sociale per arrivare al recovery, con l'obiettivo principale di rilanciare quest'area che ormai da troppo tempo naviga nell'anonimato, ma ancora vivo grazie alla resilienza di chi ha deciso di non abbandonare le sue radici. Il presidente di questa neonata associazione è Andrea Marrone, attualmente vicepresidente del Penne Calcio e già consigliere comunale nel 2010, nella giunta targata di Marco Berardino, esperienza per lui terminata in anticipo dopo le dimissioni. È un nuovo e ambizioso progetto che parte dall'aggregazione di un gruppo di persone eterogeneo nella composizione e non accomunato da una ideologia partitica, ma bensì accomunato dall'idea di progettare, di dare visione ad un'area che oggettivamente nel tempo ha perso di centralità e di autorevolezza. L'obiettivo di questa associazione è quella di essere un incubatore, uno sviluppatore di idee progettuali, ed è quella di essere facilitatore, diciamo così, nello sviluppo territoriale. Per il prossimo autunno sono previste le elezioni amministrative, ecco, è un pensiero questo di appoggiare con nuove idee anche una nuova squadra politica? Al momento l'associazione diciamo che vive di vita propria, no? Quindi avrà una sua progettualità, porterà avanti le sue attività progettuali
appunto al compimento degli obiettivi per i quali è nata. Poi se dovessero esserci, diciamo così, delle possibilità, valuteremo che la possibilità di candidarsi o di ambire ad un ruolo amministrativo possa essere strumentale al raggiungimento degli obiettivi, ripeto, lo valuteremo come associazione e vedremo. Ma non è questo il fine ultimo. Siamo Penne proprio perché significa essere Penne, rappresentare Penne, ma sì, io amo Penne. Noi stiamo lavorando su una progettazione a medio-lungo termine, abbiamo strutturato tavoli di lavori per argomenti diversi, proprio individuando le criticità della nostra città e cercando di poter migliorare il nostro territorio a tutto tondo. L'UDC di Pescara, unitamente al consigliere Bernardino Fiorillo, chiedono al comune di Pescara di stanziare fondi per consegnare buoni spesa alle famiglie bisognose. Vediamo il servizio. Consigliere Pignoli, da lei e dal consigliere Bernardino Fiorillo arriva una proposta, una richiesta all'amministrazione comunale, al sindaco Masci, di ripristinare i buoni spesa per le famiglie bisognose. Voi fate anche una proposta in tal senso? Sì, io e il collega Bernardino Fiorillo siamo stati in queste settimane, come penso anche gli altri consiglieri comunali e assessori, tempestate di richieste, di telefonate per il ripristino di buoni spesa. La situazione è gravissima in città, in Italia, e soprattutto prendendo spunto, le persone mi facevano notare che questi buoni vengono comunque sono stati già erogati o stanno in via di emissione dai comuni limitrofi, Francavilla, San Buceto, o meglio San Giovanni Teatino e altri comuni. Quindi si chiedono la motivazione per cui il comune di Pescara non rimette questi buoni spesa, non dico per Pasqua perché ormai i tempi sono strettissimi, ma quantomeno in prossimità anche dopo le festività di Pasqua, o Pasqua, non Pasqua, le persone hanno sempre bisogno di questi buoni spesa. Per cui domani io e il collega Bernardino Fiorillo proporremo una lettera al sindaco Masci nel quale chiederemo il ripristino ovviamente di questi buoni spesa, perché in questo momento storico le istituzioni devono essere ancora più vicine ai cittadini. Già lo siamo di per sé durante gli anni quando in Italia si viveva bene, anzi meno bene, ma sicuramente meglio di oggi che c'è la pandemia in atto, per cui dobbiamo intervenire necessariamente ancora di più, la nostra presenza deve essere ancora più capillare il territorio, c'è bisogno di intervenire e il collega Bernardino Fiorillo da sempre vicino alle periferie e alle famiglie bisognose della città abbiamo in animo di fare questo. E ovviamente la proposta quale sarebbe? Perché tutti quanti dicono il Comune di Pescara non ha soldi. Beh, la proposta potrebbe essere eventualmente di un mese di non erogazione di stipendi da parte ovviamente del Comune nei confronti dei consiglieri, assessori, sindaci, vice sindaco e quant'altro, e anche eventualmente se uno potesse anche per i dirigenti, però ovviamente lì c'è l'aspetto ovviamente della volontarietà del dirigente ovviamente intervenire in questa cosa comunale. Ecco, io dico che già con questo sforzo si riuscirebbe a recuperare dei bei soldini, e però io ritengo che in bilancio, siccome ormai sono 15 anni che vivo in consiglio comunale, i soldi ci sono, li ho letti, e quindi c'è solo la volontà politica di volerli fare. Proseguiamo con lo sport, il calcio di Serie B, giornata di riposo, quella odierna per il Pescara che da domani tornerà a lavorare per preparare il match di venerdì contro il Pisa. Da quel momento inizierà il Tour de Force di fine campionato, anche se il destino dei biancazzurri sembra praticamente segnato. Andrea Costantini. Massimo Volta lavora in gruppo. Il difensore prelevato in prestito dal Benevento nel mercato invernale ha dovuto attendere di smaltire l'operazione di fine ottobre al tendine di Achille prima di raggiungere Pescara. Quasi 5 mesi di assenza. Ora il giocatore è a disposizione di Grassadonia, anche se è difficile pensarlo già in campo nelle prossime due partite, con il Pisa venerdì all'Adriatico Cornacchia e a Monza nel lunedì di Pasquetta. Un'aggiunta quando ormai la stagione appare compromessa. Quando il campionato riprenderà ci sarà il Tour de Force finale, 8 partite in poco più di un mese, con le due giornate a cavallo della festività pasquale e un turno infrasettimanale, quello del 20 aprile, ultima giornata prevista per il 7 maggio. Per dare un senso a questo finale di stagione i biancazzurri dovrebbero invertire sensibilmente la loro marcia, ma il problema è appunto il Pescara, nel senso che se ancora la classifica sembra recuperabile, perché sono 6 punti da rimontare da quart'ultimo e quint'ultimo posto, perché ci sono ancora gli scontri diretti da giocare con le squadre che occupano quelle posizioni,
posizioni, Cosenza e Reggiana. D'altro canto, proprio il Pescara ha dimostrato di non avere la forza per fare la rimonta. I numeri impietosi dicono che i biancazzurri hanno vinto 5 gare sulle 30 disputate. Ora ne dovrebbero vincere almeno altrettante, ma in sole 8 partite. I numeri dicono poi che in casa il Pescara non vince dal 3-2 col Monza dello scorso 19 dicembre, un girone fa in pratica. Che sempre in casa il Delfino è la squadra peggiore del campionato, 10 punti fatti contro i 12 di Entella e Cosenza. Che quella del Delfino è la peggiore difesa insieme a quelle di Entella e Reggiana, 47 le reti subite. Che l'attacco è il peggiore in assoluto, con le sole 22 reti segnate. La partita contro il Pisa dirà se il verdetto della retrocessione matematica si avvicinerà o se sarà lecito coltivare qualche residua speranza alla vigilia della doppia trasferta lombarda. Dopo il lunedì dell'Angelo al Brianteo contro il Monza affamato di punti perché in lotta per il secondo posto, il Pescara sarà di scena a Brescia sabato 10 alle ore 14 contro l'11 di Clotet, che si è allontanato dalle zone pericolose e prova a rimettersi in corsa per un piazzamento playoff. Cosa che vuole fare anche un Frosinone in caduta libera e che per invertire la rotta si è affidato al pescarese Fabio Grosso, chiamato al posto di Sandro Nesta. Sono contentissimo di avere questa opportunità, ringrazio il presidente e il direttore. E per me Frosinone è una piazza importante, una società seria, ha tantissime caratteristiche che ho sempre desiderato di trovare nelle società in cui sono andato ad allenare. E ripeto, sono contento di essere qui e mi auguro di fare un bel lavoro insieme a tutto il resto della squadra. Non ho voglia di rivalsa, io ho voglia di lavorare, ho tanta passione in quello che faccio e conosco i miei difetti, ma conosco anche i miei pregi, quindi credo di poter insieme a questo gruppo fare un finale di stagione positivo, ritrovando delle caratteristiche che sono determinanti per riuscire a ottenere risultati. Serie C, domani all'ora di pranzo il Teramo è impegnato alla razza di Vibo Valentia contro i padroni di casa che non trovano il risultato pieno da più di un girone. Paci ritrova l'ASIC, convocato ma che partirà dalla panchina e dovrebbe riproporre anche Pinzauti davanti al posto di Mungo. Jacopo Forcella. Teramo la prova vibonese, dopo due stop consecutivi per la squadra di Massimo Paci c'è l'ostacolo calabrese contro una formazione che non vince addirittura dal 2 dicembre scorso, 2-0 alla Casertana. Per intenderci, dalla partita che precedeva la sfida di andata al Bonolis, terminata in parità 2-2. Dunque più di un girone senza gioie per i vibonesi di Roselli, che sono al quart'ultimo posto in graduatoria a quota 28 punti. Una situazione non facile, ma della quale il Teramo deve approfittare, perché più che guardarsi avanti ora il diavolo deve volgere lo sguardo all'indietro, visto che Casertana e Palermo sono a ridosso dei biancorossi. Per cercare il blitz che darebbe nuova linfa alle speranze playoff, Paci potrebbe confermare la squadra di domenica scorsa con il solo reinserimento di Pinzauti davanti al posto di Mungo, per dare maggiore sostanza alla prima linea apparsa davvero troppo poco pericolosa. Non basterà solamente affidarsi agli attaccanti, perché i tre a ridosso della punta saranno chiamati a dare sostegno alla fase avanzata. Ancora out Soprano, Di Matteo, Cappa, Birligea, fuori anche Chiere Mateng, così come i giovani Lombardi e Bellucci. Carlo Ilari, 6 gol in stagione, invece analizza così la sfida in terra di Calabria. Dobbiamo guardare troppo in là, anche perché sarebbe secondo me un errore. Ecco, concentriamoci di partita in partita, cerchiamo di fare più punti possibili. Poi, come hai detto te, in base ai numeri sicuramente potrebbe essere quella la squadra da recuperare, però concentriamoci sulla vibonese e su nient'altro. Ecco. Sì, abbiamo sempre fatto un po' più fatica con le squadre che erano chiuse e ci stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare delle soluzioni e di fare dei movimenti che siano ben orchestrati dal punto di vista offensivo. Purtroppo ci manca sempre qualcosina per riuscire a far gol, dobbiamo cercare di essere più precisi nell'ultimo passaggio, nella conclusione, in modo tale da bloccare le partite e riuscire ad andare a segno. Vibonese che dovrà fare a meno di Berardi, convocato con la nazionale di San Marino, battuta giovedì 5-0 dall'Inghilterra nelle qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, che domani alle 20:45 se la vedrà in casa contro l'Ungheria. Roselli si affida a Plescia, 10 reti finora in campionato, e toccherà a Piacentini e Diachité cercare di contenere l'attaccante della Vibonese e provare a strappare punti pesanti in una trasferta dalle mille insidie.
In Serie D altri tre rinvii domani nel girone F, in campo Notaresco, Castelnuovo e Pineto, mentre saltano gli impegni di Giulianova e Vastese. Ma dal 25 aprile stoppa la stagione regolare per permettere i tanti recuperi da disputare. Vediamo il servizio. Altre quattro giornate prima della sosta per permettere di disputare i tanti recuperi ancora in sospeso. L'approdo inevitabile in Serie D è la logica conseguenza di una situazione altrimenti impossibile da sbrogliare, visti i rinvii che continuano a condizionare le giornate di campionato. Per i gironi che saranno oggetti di recupero in serie sarà pubblicato il calendario e quello del prosieguo del campionato, mentre per quei raggruppamenti che non dovessero presentare tali problematiche l'attività proseguirà regolarmente secondo il calendario già pubblicato. Il girone F dal 25 del prossimo mese dunque si ferma e cerca di mettersi al pari con gli appuntamenti, anche perché già domani altri tre impegni in calendario non saranno disputati. In due di questi sarebbero state impegnate squadre abruzzesi. Il Giulianova non giocherà con il Porto Sant'Elpidio a causa dei contagi tra i marchigiani, che hanno sette ragazzi fuori quota alle prese con il Covid contemporaneamente. La squadra di Ottavio Palladini ha ripreso a lavorare a ranghi ridottissimi, ma rimane comunque difficile svolgere la normale attività. Per questo non potrà recarsi al Fadini, dove l'avrebbe attesa la formazione giallorossa, che sembra aver trovato la strada giusta che può portare alla salvezza. Situazione complicata anche in casa Vastese, che dopo il match con l'Aprilia salta anche il match di domani al Civitelle di Agnone, con i Granata che in settimana avrebbero dovuto recuperare col Pineto e non hanno potuto farlo per le condizioni meteorologiche avverse sull'impianto altomolisano. Insomma, non solo Covid. L'altra gara rinviata è Fiuggi Vasto Girardi. Saranno dunque sei le partite in programma per la giornata numero 23. Il Notaresco va ad Aprilia per cercare di continuare la rincorsa al Campobasso, che domenica scorsa è stato bloccato sul pari dal Matese, mentre gli uomini di Epifani riposavano a causa del rinvio col Monte Giorgio. Le due squadre hanno 5 punti di differenza, ma il Notaresco rispetto ai molisani ha una gara in meno e potenzialmente potrebbe arrivare a meno 2. I rossoblu di Cudine hanno l'impegno interno insidioso contro la Cinzia Albalonga e saranno le prove generali dello scontro diretto di giovedì 1 aprile, quando alla Savini ci sarà la resa dei conti. Trasferta a Monte Giorgio per il Castelnuovo dopo il passo falso di domenica contro il Castelfidardo. Il terzo posto a meno 7 dalla capolista comunque rimane allo stato attuale un risultato straordinario per i neroverdi neopromossi, ma che tuttavia devono mettere fiene in cascina in attesa di un mese di aprile da far tremare i polsi. Giovedì il Matese, poi trasferta a Campobasso, altra trasferta a Notaresco e scontro diretto in salsa playoff tra le mura amiche con la Cinzia Albalonga. Peraltro Castelnuovo, che dovrà fare a meno per due giornate di Massimo Loviso, espulso a tempo scaduto domenica scorsa e squalificato come Ferri anche lui per due turni. L'assenza del capocannoniere della squadra è un ostacolo in più per Di Fabio. Gara interna invece per il Pineto, che riceve la visita del Tolentino, l'ex Cremonese Minnozzi, reduce dalla doppietta di Recanati, e l'uomo in più dei biancazzurri, che devono risalire la china e che andranno incontro a una serie incredibile di impegni ravvicinati. La squadra di Pomante ha disputato solo 14 match rispetto al resto delle formazioni, che viaggiano dai 18 incontri di Porto Sant'Elpidio e Monte Giorgio fino ai 22 della Cinzia Albalonga. Andiamo a affrontare una squadra molto organizzata, una squadra che 4 anni che viene allenata dal stesso allenatore, la maggior parte dei giocatori stanno lì da tanto tempo, una squadra che sa quello che deve fare. Sarà una partita tosta, perché affrontiamo un Tolentino che è molto aggressivo, nelle ultime partite ha dato filo da torcia a tante squadre, non dimentichiamo che ha battuto 4-0 in casa in Campobasso, mercoledì nel recupero perdeva 2-0 e è riuscita a pareggiare la partita, una squadra che non molla mai, quindi domenica sarà una partita difficile, però io, come dico sempre, sono convinto della forza dei miei ragazzi e sicuramente farò una buona partita. Era la nostra ultima notizia, tutti i nostri servizi vi ricordo che sono sul nostro canale YouTube, sul sito tv6.it. La prossima edizione del TG6 è prevista per le 19. Grazie e buon pomeriggio.